Beh, un allenatore pensa sempre che il finale sia quello che abbiamo visto oggi. È andata bene, malgrado sono molto arrabbiato con la mia squadra perché al primo tempo non ha fatto la partita che avevamo preparato. Ci hanno messo in difficoltà sulle uscite esterne e dovevo avere un attaccante che con il centro di vista per cercare di seguire sulle fasce. Il target, soprattutto quando ci ripartiva, non mi piaceva quell'uno contro uno, eravamo sempre a rincorrere l'avversario. E se avessimo continuato a giocare così, sicuramente il Taranto, che per me ha fatto un ottimo primo tempo, l'unica palla che ho avuta ce l'ha avuta sulla testa Potenza e il nostro debuttante oggi ha fatto una grande parata. Ho avuto un problema muscolare nel riscaldamento e abbiamo dovuto vedere, però al suo debutto diciamo che è stato molto attento anche su due o tre uscite, quindi faccio anche i complimenti a questo ragazzo della prima partita che fa delle loro. Senta, mister, non so se lei giudica giusto il risultato. No, non giudico giusto. Il Taranto non meritava di perdere. E soprattutto con l'intensità, poi è normale quando perdi in casa e c'è un cambio allenatore. A volte il cambio allenatore può fare un effetto. Io non ho visto il Taranto le altre partite, però leggendo le cronache sentivo sempre che mi lamentavate di questo gioco che non veniva, di questo però. Io penso che una squadra come il Taranto, costruita come noi in ritardo, ed è difficile dopo tanti anni che stai nel calcio dilettantistico, almeno dei giocatori, io penso ci vuole un po' più di pazienza, perché 9 punti era un buon bottino, però evidentemente i dirigenti, tutti quanti, io parlo di allenatore, e oggi ho visto una buona squadra, che ha caratteristiche, forse un po' di idee davanti, dobbiamo cercare, perché è un giocatore bravissimo sugli esterni, però poi quando vanno ad attaccare la profondità sono sempre spalla alla porta e noi siamo una delle peggiori difese con le mie squadre. Se non aver preso un po' a Taranto, anche se oggi, vi ripeto, siamo stati fortunati, noi domenica abbiamo preso 0 di importo, abbiamo solo 2 gol con Cosenza, non è che meritavamo di vinto, ma neanche il pareggio. Oggi vi dico che la partita, secondo me, se il Taranto va in vantaggio noi non abbiamo la forza di riprenderla, perché quando viene 2 squadre, le 2 sconfitte consecutive giocando a Monopoli così e così, ma abbiamo creato 3 palle gol. E in casa con Cosenza abbiamo sbagliato il mondo, addirittura il 2 del pareggio è stato un assist dell'arbitro, quindi vi posso immaginare se fosse successo qui a Taranto. Quando si viene lì, prende solo stinco dell'arbitro e la palla va tu per tu col centro avanti, che poi era un difensore e li prendiamo. Però il calcio dice che l'arbitro fa parte del gioco, però io penso che questa regola debba essere rivista, perché è vero che l'arbitro fa parte del gioco, ma se l'arbitro è in una posizione sbagliata, l'errore è suo. Aspetta, e quindi che per me sono quelle situazioni che dovrebbe essere annullato il gioco. Mister, a un certo punto, dopo l'1-0, la sua squadra sembrava controllare agevolmente, poi c'è stata l'espulsione di Albaloro. Quanto si è arrabbiato quel momento? Tanto, è la quinta espulsione possibile, tutte espulsioni stupide, sono stanco, io parlo della società subito. Voglio multe, non mi interessa, perché non posso, mi pregiudicano, è successo quella in quest'abbia, una partita in mano 2-0, 2 gialli in 4 minuti. È successo a Melfi, partita in cassaforte 2-0, addirittura facciamo il terzo gol, ce l'annullano, e su Carambola arriva sul bacio Malgorno, il guardialino l'annulla, va bene, quindi un po' di giocatore. E non è possibile, oggi Alvaro lo stiamo aspettando perché sta in grossa difficoltà, perché è un giocatore che ha una storia, ma ultimamente ultimi anni ha giocato pochissimo, lo stiamo aspettando. E poi ripeto, adesso un'altra settimana, Signorini che protesta, sta in difesa, va a protestare su una stupidaggine. Sono stanco perché poi l'allenatore non è colpa sempre di miracoli, poi per la squadra è colpa dell'allenatore. Perché i ragazzi non hanno solo i responsabili, oggi sono molto arrabbiato con la squadra. Arrabbiato perché non è un indecente. Le mie squadre possono giocare così male. Mi dispiace. Io gli ho detto 100 volte, 100 prestazioni come quella di Cosenza. Io faccio 100 partite come Cosenza, ne perdo una. Io faccio 100 partite come quelle, tanto ne perdo 99. Oggi non sono perché la mia squadra, al primo tempo, che noi facciamo una fase d'attacco, non ho visto fare un tiro in porta, non ho visto Calderini mai saltare l'uomo, Piscioni saltare l'uomo, Albatore mi dà profondità, non ha mai puntato 2 difensori, un ragazzino e un centrocampista, perché i problemi del Taranto noi lo sapevamo, dovevamo attaccare centralmente perché non avevano difensori del ruolo. Ecco, allora per questo mi dà fastidio, perché oggi abbiamo fatto un passo indietro.
riprendo la vittoria, saremo di poco, riprendo la vittoria, intanto con solo la vittoria. Tanto qui a questo mondo non la vittoria. Però oggi per me, io tanto altro partito l'ho visto, a me ha fatto una buona impressione, poi non è facile giocare a tanto, bisogna avere pazienza, però penso che questa è la nona partita, non ci sono grandi squadre, le parti del 4, le altre voi avete vinto a Cosenza, noi abbiamo perso il Cosenza, noi abbiamo potuto fare, questo è il campionato, ci sono quattro squadre che faranno il campionato assieme, più Catania penso, e poi tutte noi, chi ha pazienza, chi riesce a lavorare, a migliorare la rosa, a migliorare la squadra, a migliorare anche la testa dei giocatori, perché sono sciocchezze, non possiamo ogni domenica giocare in 10, non è il problema della domenica. Adesso rifai una formazione, domenica abbiamo visto la Cusa, dobbiamo ricambiare, cioè, manca un difensore, uno ci ha un crociato rotto, il capitano è infortunato, una serie di circostanze che poi quando succedono, succedono sempre sullo stesso ruolo, difesa, tutto lì. Grazie mister. A posto di ringrazio, una cosa ci vengo. Io, a me dà fastidio che ogni volta che io dico qualche cosa, che io ho fatto un'intervista che stavamo scherzando, quando io dico andiamo a cantare sotto e caricare la mia squadra, non per offendere la sua tifoseria, però non è stato mai messo in risalto che io ho detto che la migliore tifoseria di questo girone è quella del Taranto, che la curva del Taranto ogni volta che entro mi fa venire i brividi e questo mi dà fastidio. Quindi qualche giornalista che io ho fatto l'intervista con loro, non va bene, non siete corretti, perché avete estrapolato dalla mia intervista, vengo a cantare sotto la vostra curva, io non offendo nessuno, perché io vengo dalla strada, io sono l'unico forse allenatore dilettanti che non ho mai fatto una partita di professionisti che abbiamo questa categoria e nessuno mi ha mai regalato niente. Sentirmi offeso, ci sono abituato, non è un problema, il mio carattere a me mi carica, però io non manco di rispetto a nessuno, perché so che cosa significa i sacrifici che fanno e so i sacrifici che ha fatto questa piazza di tornare i professionisti, però che viene strumentalizzata una parola che io ho detto e viene fatto un film, a me questo mi dà fastidio. Poi è giusto che i tarantini, che la curva mi insulta, va tutto bene, però quando io dico che Taranto è la migliore curva, che tanto è il miglior pubblico, lo dovete scrivere, come avete scritto quella stronzata, perché è una stronzata e mi dà fastidio questo qui, perché poi si creano solamente cose. Fate i giornalisti, perché è bello andare a giocare a Taranto e per me è bellissimo vincere. Io preferisco più vincere a Taranto che andare a vincere a Pagani o a Caserta, perché a Taranto si vive di calcio e battere una squadra, battere una città di calcio, permettete che a me mi dà orgoglio, perché nella mia storia io ho iniziato in prima categoria ad allenare. E venire a Taranto, a me mi punta la pelle dopo, quando ho pronunciato il mio nome, mi punta piangere, ma non da piangere perché ho vinto, da piangere perché sono delle emozioni forti che la gente non può capire. Grazie. Ecco, abbiamo sentito Pokesh, ha fatto pure un bel cazziatone del giornalista. Io ci vediamo di torno, tranquillo. Ecco. Arrivederci. Sì, adesso c'è Fabio. Allora, Fabio si è visto ovviamente. Sentiamo l'allenatore della Taranto adesso, Fabio Prosperi, che ci è seduto al tavolo dei giocatori. Quella, diciamo, fluidità della manovra offensiva, che è un problema di uomini a questo punto, oppure sempre di lavoro che c'è da fare in profondità? L'ho detto al mio, quando sono stato incaricato di prendere la prima squadra, è una squadra che secondo me deve lavorare, che secondo me ha lavorato bene questa settimana. Capisco i fischi giusti, perché perdi in casa va bene, però io dico una cosa al contrario di quello che ha detto mister Pokesh. Io ho detto che avevo bisogno della prestazione, io sono estremamente soddisfatto dopo una settimana della prestazione. Fondi tira in porta dalle 10 alle 15 volte a partita, il Fondi il primo tempo non ci ha mai tirato in porta. Abbiamo rischiato per grazia ricevuta, abbiamo voluto cercare il gol, lo abbiamo sfiorato, abbiamo fatto secondo me un buonissimo primo tempo, con l'atteggiamento che voglio io, con coraggio, con personalità, e sono, almeno da un punto di vista personale, estremamente convinto che la strada è quella giusta. Ora qualcuno mi prenderà per pazzo, ma sono anni che mi prendono e mi prendete per pazzo, sono estremamente convinto che la strada è quella giusta, perché è una squadra che ha proposto, ha giocato, ha rischiato anche nei momenti di difficoltà, ma se si vuole un Taranto che in futuro prende in mano le partite, e il Taranto ha preso in mano spesso la partita contro il Fondi, non ve lo dimenticate, forse ha preso in mano e anche bene la partita,
ha bisogno il Tarot di giocare così, di rischiare, di andare alti, aggressivi, e il gol l'abbiamo preso non tanto per il calcio d'angolo, per un'uscita sbagliata. Un'uscita sbagliata non di qualcuno, un'uscita globale di squadra che ci è venuta un po' meno, ma è una cosa che io ho messo in preventivo, io una cosa che ho messo molto in preventivo, perché quando sbagli mezza cosa in questo campionato, paghi, perché nel fondo è una squadra di assoluto valore tecnico, di assoluto valore di caratura tecnica importante, quindi paghi. Però sono estremamente contento, non sono soltanto contento se una parte del secondo tempo siamo stati troppo confusionari, troppo dentro le punte, perché la voglia di pareggiare, la voglia, abbiamo allargato un po' il gioco, le volte che l'abbiamo fatta abbiamo rischiato con Viola due o tre volte di essere molto pericolosi. Ripeto, credo che è stata una... Io sono, lo dico, ripeto, senza paura, senza... sono estremamente soddisfatto della risposta dei ragazzi. Scusa. La strada secondo me è giusta, ma bisogna lavorare. Scusa Fabio, io sono d'accordo sulla teoria della buona prestazione nel primo tempo, anche sul fatto che la squadra abbia fatto dei passi in avanti dal punto di vista dell'approccio, della mentalità. Credo. Però... anche del gioco. E del gioco. Sì. Credo anche, lo dico, che poi possa essere contraddetto, ma credo anche, la devo rivedere, ma credo anche del gioco. Ma c'è un aspetto che mi lascia perplesso e mi preoccupa particolarmente, cioè questo fatto di non riuscire a finalizzare, non riuscire a tirare in porta, anche dopo aver subito il gol dello svantaggio che è giunto per circostanze che poi si andranno a vedere sugli errori, però per tutto il secondo tempo, sebbene il Taranto abbia fatto la partita, non è riuscito a tirare mai nello specchio. Questo secondo te perché? È un difetto congenito oppure è un difetto congenito oppure c'è la possibilità di migliorare? C'è la possibilità sicuramente di migliorare col lavoro, c'è la possibilità di migliorare. È una squadra che il colpo risolutore, il colpo, la giocata importante ce l'hanno, non ce l'hanno tutti i giocatori, ma per caratteristiche qualcuno ce l'ha, qualcuno la deve trovare, qualcuno la deve ritrovare. Però è un aspetto su cui lavorare. Ora ripeto, ragazzi, di vedere. Ce l'hai notato questo? Ho notato che abbiamo attaccato anche con tante persone, siamo andati al cross, siamo andati molto su altri quarti, siamo arrivati bene, ci è mancato quel colpo, può derivare da un periodo, insomma, intanto non vince da Andria, dalla partita in casa con l'Andria, ultimamente ha subito una brutta sconfitta a Catanzaro, siamo andati sotto 1-0, non meritando di andare sotto, non meritando, l'abbiamo preparata in una certa maniera tutta la settimana. C'era uscita molto bene, tant'è che il fondo è stato costretto a cambiare modo di gioco, perché giocava, ha chiuso un po' le uscite esterne nel secondo tempo perché aveva delle difficoltà, quindi a prendere, l'avevamo preparata così, sono contento perché in una settimana quello che avevamo provato è uscito, tante cose sono uscite, altre meno sicuramente, ma non, la sconfitta non mi spaventa il risultato, non mi spaventa la sconfitta, mi conforta la prestazione dei ragazzi, la voglia che ci hanno messo. Qualcuno deve trovare normale una condizione migliore, deve trovare lo spunto migliore, la serenità e la spensieratezza di cercare qualche giocata. Ma ci vuole tempo, ci vogliono i risultati. Non sono assolutamente preoccupato della prestazione, sono preoccupato di alcune cose del secondo tempo. Andiamo a rivedere con calma. Sì, mister, allora, buona la prestazione, sono d'accordo in linea con i colleghi. Allora, so che la prestazione, quando si dice buona la prestazione, no, ti anticipo. So che non a voi, alla gente, ai tifosi, non va, se ne fanno niente, mi dicono buona la prestazione, poi giustamente fischio ed è normale. Io che ho cominciato da un quarto d'ora a fare l'allenatore, sono estremamente soddisfatto del lavoro che sono fatto in queste settimane, intendevo quello. Però volevo focalizzare l'attenzione su una cosa. Allora, ottimo il primo tempo, per poco non si è riusciti a passare in vantaggio, poi abbiamo preso quel gol su palla inattiva. Ecco, nel secondo tempo il positivo c'è stato il fatto di aver collezionato 3-4 situazioni da palla inattiva che secondo il mio modesto parere potevano essere sfruttate un po' meglio. Là ci stiamo lavorando. Ecco, perché sono situazioni importanti, soprattutto in questa categoria. Sono situazioni importantissime. Premesso che non sono uno psicopatico che arriva in una settimana e vuole cambiare il mondo, assolutamente. Nelle palle inattive a sfavore non abbiamo toccato nulla, siamo rimasti come eravamo una settimana fa. Nelle palle inattive a favore abbiamo cercato di cambiare qualcosa.
cioè il Taranto fino adesso su pallina attiva mi sembra abbia segnato solo su una punizione dall'Inter, col Matera, quindi un calcio di punizione, un tocco e tiro, quindi è una situazione che secondo me andava cambiata, e sono convinto di quello che dico, vanno cambiati, ci si lavora e mi auguro che i risultati arrivino. Una curiosità, sì, mister, una domanda sulle scelte iniziali, la rinuncia al doppio centravanti, quindi questo attacco con Magnaghi punta centrale, due esterni offensivi e poi l'esclusione di Balistrieri sia dallo starting eleven che in partite in corso. Ah, ho fatto una scelta per le caratteristiche, in base alle caratteristiche del Fondi. Volevo un attaccante centrale che andasse un po' più in profondità. Magnaghi ha un po' più di profondità in questo momento di Pietro, è stata una scelta normalissima. A partita in corso ci sono stati degli infortuni e mi hanno impedito di fare poi un'altra scelta che volevo fare. Sulle palle inattive, sui calci d'angolo e sulle punizioni, c'è questo doppio giocatore, cioè ovviamente Bollino con Garcia, che si muovono facendo movimenti che alla fine sono infruttuosi, è proprio necessario perdere un uomo in più magari nella fase offensiva a piazzarlo limite dell'area, cerro invece di... Mi sembra la tua osservazione, mi permetto di dire che è sbagliato, nel senso il Fondi ogni settimana, il Fondi andava nelle altre partite con un uomo fuori incontro ai 9 metri su quello che batte. Mandare un altro mio giocatore mi permette di tirare fuori un altro giocatore del Fondi, è una cosa matematica, è talmente evidente. Poi a volte potremmo cambiare, andare con un uomo a saltare. Ora ripeto, ci stiamo fissando su questa cosa qua. Il Taranto ha fatto un gol su un tocco e tiro, su una posizione di 25 metri sulle palle native a favore e basta. Quindi non mi sembra che l'abbia fatto mille gol su palle, ha preso gol su palle native la settimana scorsa, può capitare, attenzione, abbiamo preso gol oggi e può capitare, ma è una cosa nel calcio che va lavorata, e siccome, ripeto, non sono un matto, non mi metto a cambiare in una settimana tutto il mondo. Tante cose le ho lasciate come stavano perché non avevo neanche il tempo. Volevo farti una domanda sulla scelta del centravanti, perché Magnaghi e non Balistrieri? Ho appena risposto, avevo scelto un attaccante che potesse in questo momento, come caratteristiche tecniche, fisiche, darmi un po' più di profondità rispetto a Pietro in questo momento, tutto qua. Senti Fabio, tu hai parlato di prestazione, di gara preparata in un certo modo, c'è qualcosa che non ti è piaciuto, cioè che non è andato come tu volevi in questa partita? Non è andata un po' meno un'uscita difensiva, una piccola uscita difensiva che è andata bene alcune volte, altre meno. Questa uscita qualcosina non è andata come andata, però per tante cose sono andate discretamente. In fase offensiva qualcosina dobbiamo migliorare, ma lo sapevo. Il rischio è psicologico adesso che la squadra possa in qualche modo risentire di questa crisi che ufficialmente si apre dopo due sconfitte consecutive, no? Un punto in un mese, adesso il doppio del lavoro, non solo quello tattico, anche quello mentale. Quello mentale, chi viene a giocare a Taranto, e credo che io possa esserne abbastanza testimone, chi deve venire a Taranto deve sapere benissimo a cosa va incontro, perché la bellezza di Taranto, giocare a Roma, è quello. Ma la pressione è quella. Se loro vanno avanti come hanno lavorato questa settimana, sono convinto che ne usciamo, non c'è da uscire da nessuna parte, che la squadra si possa riprendere benissimo. Poi devono anche stare abbastanza tranquilli, perché comunque oggi c'è un soggetto da prendere al momento, che giustamente sono io, quindi ribadisco proprio con grande onestà la prestazione, la disponibilità, il modo di lavorare e il modo di interpretare la partita, a me piace. Mister, come valuta la prestazione di Bob a centrocampo e l'altro giovane russo che mi sembra di giocare con una certa personalità? Bob a tratti ha fatto buonissime cose, altre qualcosina l'ha sbagliato, ma secondo me ha fatto una discreta prova, si è impegnato, è stato abbastanza concentrato. Secondo me Vito Russo, fino a che giocato, ha fatto un'ottima partita.
è un ragazzo di 98 con grande personalità, con grande carattere, un buon giocatore, credo che sia un investimento per il futuro del Taranto. L'ho messo in maniera molto consapevole che è un giocatore che farà degli errori, che li ha fatti anche oggi, che farà degli errori, ma stiamo parlando di un 98 che è un patrimonio del Taranto. Squadra possa assimilare il tuo credo, ma poi ti domando dal punto di vista caratteriale quando si potrà dire più o meno che tempi che la squadra sia specchio del suo nuovo allenatore, cioè con carattere. Oggi devo dire che per tante cose è stata, mi è piaciuta, per tante cose come intensità, come aggressività mi è piaciuta. Volevo chiedere qualcosa su Potenza, che ha giocato con grande rabbia agonistica, alla fine hai dovuto tirarlo tu fuori per forza perché era anche infortunato. Quasi ci ostacolava perché aveva problemi, quindi quasi ci ostacolava. Ha dato tutto come hanno cercato di dare tutti gli altri. No, sei infortunato, voglio dire. Non stiamo valutando che cosa. Grazie. Buonasera. Sì, c'è Mauro Antonio. Mauro Antonio, prima partita in cui hai soltanto due tiri allo specchio e prendi due gol? Purtroppo sì, è stata una partita, secondo me, giocata bene tatticamente, giocata bene dal punto di vista dell'aggressività, l'avevamo preparata così. Purtroppo in queste partite fa la differenza il dettaglio. Probabilmente siamo entrati ancora una volta in campo il secondo tempo pronti via, un po' mosci. Sono piccoli dettagli, però sono importanti. Come è successo a Catanzaro, i primi 5 minuti siamo entrati molli e ci hanno punito con rigore e punizione. Oggi uguale. Il calcio è anche questo. Ripeto, sono capitate altre partite dove abbiamo subito di più, però siamo riusciti a fare punti. E questa invece è stata una partita tosta. Infatti anch'io non ricordo di aver avuto anche il primo tempo tanti palloni, anzi. Mi sembra che abbiamo costruito noi qualcosa in più, vedi Potenza, vedi qualche altro contropiede che poteva essere finalizzato meglio. Però, come ha detto il mister, penso sia la strada giusta, ecco. Sperando che gli episodi girino dalla nostra parte le prossime volte. Angelo. Appunto, un altro gol sul calcio piazzato. Cos'è successo in occasione di quello di Erno, dove la difesa sembrava completamente, cioè in barca, non c'era, ma guarda, più che in barca, i calci piazzati sono così, noi oggi li abbiamo preparati, mancavamo a uomo, e sono sincero, ha fatto loro il badone, giusto? E lì va anche la qualità degli avversari, insomma, perché comunque non è che giochiamo contro nessuno, sapevamo che Albadoro era un ottimo saltatore e devo dire è andato più in alto del nostro compagno e ha fatto gol. Lì va anche dato merito agli avversari. Il problema forse era il calcio d'angolo che non doveva arrivare. Ecco, cioè, è stato procurato sul nostro mezzo rimpallo, se invece magari la palla sarebbe dovuta arrivare o in tribuna o nella loro metà campo. Quindi quando si entra di nuovo in campo dopo il primo tempo, un po' per esperienza, i primi palloni sono quelli che vanno, diciamo, buttati dall'altra parte e ci si mette a posto, perché comunque si è ancora un po' così. Ripeto, siamo in un percorso di crescita e penso che questi dettagli piano piano riusciremo a metterli a posto, ecco. Quanto ti manca lo Stendardo e l'Alto Bello? Ah, è indubbio che sono due giocatori importanti per la squadra, per la categoria, per il carisma, però come avevate detto oggi non ho subito un tiro in porta. A Catanzaro uguale, tolto il rigore e quella palla buttata lì, anche lì non ho fatto una parata. È chiaro che sono giocatori importanti, lavorare chiaramente in deficit non è mai una
cosa semplice, visto anche un po' le condizioni fisiche della squadra. Però ripeto, io non farei tanti drammi, visto un po' di esperienza, siamo alla nona giornata, mancano 29. Ne passerà di acqua sotto i ponti. Ho avuto la squadra con un nuovo allenatore e effetto ha avuto il cambio tecnico. Ma devo dire che non è che abbiamo avuto un grosso contraccolpo psicologico, perché comunque il mister era in ritiro con noi, quindi aveva già lavoricchiato con noi, insomma, già quando c'era Papagni in ritiro faceva la fase difensiva, quindi avevamo già un'idea di come lui lavorasse, per cui penso che ha dato altri concetti. Ho ascoltato prima la sua conferenza stampa, ci ha dato alcuni concetti e penso che oggi li abbiamo messi in pratica. Poi è chiaro che in una settimana non si può stravolgere tutto quanto il lavoro, però a mio avviso abbiamo fatto almeno una buona gara. Ci dispiace per il risultato, questo fa male, cioè dà fastidio perdere in casa, soprattutto lasciare punti agli avversari, perché poi la sconfitta in se stessa ci può stare, però io dico che quando non si può vincere non si deve perdere. C'è un fatto nuovo oggi, cioè i primi fischi della stagione, ecco, un tuo commento su questa novità? Ma guarda, i tifosi giustamente a Taranto sono abituati bene, sono il 12° uomo in campo, perché comunque è la verità e noi ci aspettiamo tanto da loro, infatti siamo convinti che quando giochiamo in casa per le squadre è dura, perché comunque è la verità. Io ho giocato qui anche da avversario, quindi quando si viene qui c'è sempre un po' di soggezione, no? Quello fa parte del gioco, ripeto, fa anche parte del percorso di crescita, perché bisogna capire che Taranto è una piazza particolare, dove ti dà tanto dal punto di vista, ripeto, è molto bello giocare davanti a tanti tifosi, però bisogna responsabilizzarsi, insomma, bisogna capire che se le cose non vanno bene bisogna beccarsi i fischi. Però non deve essere adesso un limite o bisogna avere timore, anzi, è proprio in questi momenti che deve venire fuori il carattere della squadra. Hai parlato in un passaggio della condizione fisica della squadra. Sì. A tuo avviso, a quanto siete a livello percentuale? Perché siamo alla nona giornata. Sì, al di là dei ritardi accumulati, sì, purtroppo poi anche gli infortunati stanno fermi 20 giorni, 25 giorni, anche quando ricominciano a giocare ci vuole sempre un po' di tempo. Viola purtroppo quando è venuto mi sembra che ha avuto subito un problema al piede che se lo sta portando ancora adesso. Alcuni ragazzi venivano da acciacchi fisici e quindi non si può dare il massimo. È chiaro che io penso che dovremmo essere in crescita, ecco, quindi ripeto, più passano le partite più si entra in forma. Poi c'è anche, mi sembra, Pirrone è stato fermo parecchio tempo, quindi purtroppo da quel punto di vista stiamo pagando qualcosina, però non è una valida assolutamente. Da un punto di vista tattico, tu hai giocato con tre difese diverse, con Tombello e Stendardo in primo tempo, poi con Balzano, ultimamente con El Nigro, adesso con Russo. Cioè il tuo modo di giocare come cambia? Non so, più rimesse, faccio per dire, magari più passaggi esterni, si parte dall'aria, si rinvia? Sì, ma lì dipende anche un po' dalla squadra avversaria. Se è una squadra che ti concede di giocare, si gioca tranquillamente. Se è una squadra che non ti fa giocare, magari si preferisce la palla sulle punte. Più che altro non è un discorso di difesa in sé per sé, perché comunque alla fase difensiva partecipa tutta la squadra, per cui se si difende bene, tipo col Catania avevamo due, diciamo, esordienti dal punto di vista tattico, la squadra si è difesa bene e abbiamo subito anche lì poco, quindi abbiamo fatto bene. A prescindere da chi gioca, secondo me è importante difendere in blocco, cioè tutta la squadra attacca e tutta la squadra difende, quindi però è chiaro che più si gioca, più partite giocano gli stessi e più uno comprende un po' i meccanismi. È chiaro che in emergenza io penso che abbiamo fatto abbastanza bene, poi oggi ho sorbito Vito Russo, ha fatto secondo me una buona partita.
quindi questo fa ben sperare anche per il futuro. Grazie. Grazie. Buonasera. Finita la conferenza stampa.